Marco Ackerman, Paolo Mazzarelli, è convinto di aver incastrato il fratellastro Andrea Fiore Roberto Farnese, attraverso la falsa testimonianza dell'onorevole Ciocchi Giancarlo Previati, e furioso quando Andrea, a sorpresa, viene prosciolto da ogni accusa grazie ad Elena e alla collaborazione segreta di Giordano Testa Caspar Caparoni, che è riuscito a far parlare Ciocchi in carcere e a fargli dire la verità. Qualcuno lo ha obbligato ad incastrare Andrea Fiore. Il nome di questo qualcuno Ciocchi non lo rivela, ha troppa paura, ma Giordano tenta in ogni modo di convincerlo a parlare. Purtroppo quando crede di averlo convinto, Giordano trova Ciocchi morto nella sua cella. Marco, nonostante sia furibondo per la liberazione di Andrea, prosegue il suo piano criminale di conquista del quartiere e vuole far chiudere il Black Zone. Alberto Gabriele Rossi, il giovane avvocato al soldo di Marco, ha un piano per raggiungere due obiettivi contemporaneamente: liberarsi di Claudio Lorenzo Balducci, suo rivale in amore con Arianna Laura Adriano, e far chiudere il Black Zone come vuole il suo capo. Il piano riesce. Claudio è sconfitto e Alberto alla meglio. Il ragazzo però non sa che Arianna ha iniziato ad insospettirsi su di lui, al punto che lo pedina per capire chi è veramente, al commissariato. Stefano Giuseppe Maggio, sempre più vicina a Giulia Beatrice Ermira, e la protegge dai colleghi che la prendono in mira a causa del padre finito in carcere. Gabriele Simon Greti lascia il circolo per non vedere più Gloria Valentina Cervi ed evitare di soffrire, ma il destino li fa incontrare nuovamente. I due passano una giornata insieme e vengono travolti dal ricordo del loro passato insieme. Marco si insospettisce e intuisce che Gloria è diversa dal solito, ma ha altri problemi da risolvere. Ha scoperto che il suo odiato fratello si sta recando con Elena a Costa degli Dei, dove accadde l'incidente dell'elicottero. Andrea e Elena, infatti, riuniti, proseguono nella ricerca della verità per capire chi ha ucciso il loro caro. Per cercare delle prove, alloggiano nello stesso albergo in cui avevano dormito Pietro e Vittorio. In quello scenario romantico e fuori dal tempo potrebbe accadere qualcosa tra loro, ma il ricordo di Pietro e Vittoria e la loro missione, impediscono ai due di lasciarsi andare all'amore. I due, purtroppo, non trovano nulla che li possa aiutare. Andrea, sconfortato, medita addirittura di lasciare perdere l'indagine. Sia lui che Elena si rendono conto che la verità è irraggiungibile come un loro possibile amore. Al suo ritorno a Roma Elena ha una brutta sorpresa a Arianna. In maniera misteriosa, ha avuto un incidente con il motorino ed è in ospedale in coma. Chi c'è dietro a questo tragico evento? È un avvertimento ad Elena per impedirle di continuare a cercare la verità?